La sua esaltante avventura è iniziata il giorno in cui, deciso a varcare clandestino la frontiera, si unì a un gruppo di contrabbandieri del paese limitrofo, guidato dal bonario Trofida e composto da tipi simpatici e strambi. Il Topo, Pietro il Filosofo, Locca e Felek Tartaruga. Tramite loro ha conosciuto l'Onia, detta la Bombina, la cui fattoria è covo di smistamento per il contrabbando. L'Onia è una bella vedova, ancora giovane, ma lo spregiudicato impulso che la spinge verso Sergio al primo incontro da capriccio diventerà amore. Sulla strada del ritorno, il gruppo cade in una imboscata tesa dal capitano della polizia confinaria Makarov, ma è salvato dall'intervento di un altro gruppo di contrabbandieri, con a capo il giovane, ma già leggendario, Sashka Veblin, detto il re della frontiera, protettore di fuggiaschi e clandestini, idolatrato dai suoi compagni Corvino, il Mammut, il Chiodo, Giulio il Matto, l'Usignuolo e soprattutto da Bella, la sua donna. Così Sergio conosce anche Sashka e ne conquista le simpatie, mentre Makarov diventerà suo nemico mortale, come lo è già per Sashka. In paese, i due gruppi di contrabbandieri si ritroveranno a festeggiare il fortunato esito delle spedizioni nell'osteria de La Guinta, una bizzarra e divertente padrona, ex acrobata di circo. Ma intanto Sergio ha fatto altri incontri che saranno per lui decisivi. Giannina, nipote di Trofida, una bambina inquietante che sa leggere nel futuro e nei cuori umani. Isaac, fedelissimo amico dei due gruppi e proprietario di un emporio in cui ci si può fornire di tutto. Bolek Cometa, ex re della frontiera, che un brutto malanno ha inchiodato alla inattività e ai rimpianti, ma la cui parola è legge per i compagni, e soprattutto Fela Veblin, l'indomabile e affascinante sorella di Sashka, che tutti i giovani del paese sognano di sposare, primo tra i quali il ricco e potente Alfredo Alinciuchi, che se ne va sempre in giro, affiancato dai due fratelli Albino e Alfonso, e la cui gelosia si scatena vedendo Sergio accanto a Fela. Un altro implacabile nemico è entrato con violenza nella vita di Sergio. Avanti, avanti finché ce n'è!
Roba così non ne bevete certo dalla guinta. Ah, no, 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 non saltate a me. C'è di tutto, è bellissimo. Ce l'hai fatta finalmente, Sasca, ma pure che con te. Ehi, Sergio! Non trovavi più la strada? Dai, bevi e fai la faccia allegra. Bella, eh? Pensaci. Piano piano, eh? Uno alla volta. Prima le signore. Io non posso. Una gamba. Sergio! Balla tu al posto mio. Sai ballare? Infatti non sai ballare. Faccio quello che posso. E lo fai male. Andiamo a vedere come va il gioco di là. Lovka vincerà e Felek ci rimetterà le penne come al solito. Ma prima beviamoci un goccio, eh? Sì. Ehi, che faccio? Ti dispiace se me ne torno a casa? Sai, bambini. Ma che vuoi che succeda? Sono quattro, così. Vai, vai. E grazie del regalo a te. Quel che potevo. Per il lavoro. Ti avverto io. Ciao. Lo fai un ballo con me? Dopo, dopo. Buonasera a tutta la compagnia. Tutti muti? No, solo maleducati. Chiama Sasca. Signorina Sela, 100 di questi giorni. E lunga vita a Sasca, il re della frontiera. Io non vi ho invitati. Scherzate, l'altra sera dalla quinta. Non diceva voi altri. Andiamocene, e subito. Un momento. Noi siamo venuti qui con umiltà e rispetto per festeggiare Pela Belli. E domando a tutti se è giusto trattarci in questo modo. Fiori e regali vi accetto solo dagli amici. E noi che siamo?
Amici no di certo, di nessuno di noi. E ognuno di noi lo sa. È tutto chiaro? E allora? Sasha Veblin, io te lo farò rimangiare questo affronto. Preferite uscire dalla finestra? È grazie della visita! Mahmoud! Attento! Sono Carone! Ce la squagliamo! Ma ci vedono! Ma dai! Mi hanno detto che ci sono dei buoni dolci. Una torta l'ho fatta io. Dai, proviamo. Sì. Scendi in cantina. Va bene. Ti segue proprio tanto darmi una mano? Che aspetti a scendere? Prendi quel cesto. Vediamo un po'. Questa va bene. Anche questa. Tre. Quattro. Cinque. Ah, è così? Se vuoi giocare con me. Porco, anche tu, porco e cretino. Se non mi lasci mi metto a urlare. Vuoi che Sasha ti butti fuori come Alfredo Linciucchi? Dove vai? Le bottiglie. Bisogna prenderne altre. Thank you.
scapperanno. Piaccio come sono. Perché vuoi dottorarmi? Rispondi. Ti piaccio? Sì. Anche tu mi piaci. Fela. Mi avrai se mi sposi. E soffrirò più io aspettando. Me l'hanno chiesto in tanti di sposarmi. Ma tu sei il primo uomo a cui l'ho chiesto io. E cerca di capire. Io ti voglio per me. Solo per me. Ti troverai in lavoro e basta con le pazzie di Sashka, Trofile e tutti gli altri. O me o loro. Non dici niente. Fela. Porta su quel cesto e non farti più vedere da me. Fela. Contenta? Hai ballato con me. Mi hai fatto la grazia. Uffa. Uffa. Dopo vieni da me. Non devi mai chiedermi. Rovini tutto. Rovino? Che è successo? Fela, eh? È arrabbiato il ragazzo. Forse ha allungato le mani e... E Fela lo ha sistemato. Dunia? Beh, cos'è questo mortorio? Non ci fai ballare? Diglielo tu a Sasha. Non so bene, me ne vado. E a Fela? Non devo dire niente. Anche tu. Mi accompagni? Certo, volentieri. Che mi devi? Buonanotte. Quando l'hanno ammazzata a tradimento. Non si è mai saputo da chi.
Forse un giorno lo saprò. È carico. Vieni. Butta giù, questo ti fa bene. Hai bevuto un bel po' a casa di Fela. Grazie. Ci vivi sola qui? Perché me lo domandi? Beh, così. Te lo dico io il perché. Tu hai pensato, se lei vive sola e mi ha portato qui, aspetta solo il momento che le salto addosso. Sei matta. E forse ce l'avevo davvero questa intenzione. Ma poi, io mi sarei fatta schifo. E a te ti avrei odiato. Mi sei simpatico. Dentro sei pulito, uno lo capisce subito. E voglio che siamo amici. Certo, lo voglio anch'io. Ma questo... È brutto farsi consolare. E dopo è peggio. Vedi, Sergio, chi più chi meno siamo buffi. Uno viene a bussare da te, ti porta un mucchio di roba, si inginocchierebbe e leccherebbe per terra se tu lo lasciassi entrare. Ma tu stai lì, dietro l'uscio, e non ci pensi neanche ad aprire, aspetti solo il momento che quello se ne vada. E c'è invece chi non ha nemmeno bisogno di bussare. Tu sei già lì che apri, il cuore ti scoppia, e lui ha le mani vuote. E ti porterebbe tutto, se entrasse. Non voglio fare l'amore con te pensando a Sashka. Ma io? Fela ti ha stregato. Non è vero. E non sei il primo. Ci credo. Si dà un sacco d'aria. Ma per conto mio... Mi fai tenerezza. Anche tu? Sono molto giovane, lo so. Ma c'è qualcosa che nessuno dovrà mai insegnarmi. Non voglio padroni nella mia vita. Se è così, non hai bisogno di compagnia? Della vostra mai. Conto tre prima di sparare. Lui, Sergio, può anche rimanere, vero, Felix? Tutte su, Quando lo saprà la bambina? Con Vela come finirà? No! Sarebbe peggio. Uno. Due. Amici. Amici. Buonanotte, Sergio. Giù! Giusa! Sai chi sono? Lovka e Felek. Abbiamo litigato. Lovka e Felek? Non ci credo. Nessuno di noi spara al buio nella schiena. Hai avuto paura? No, sono sicuro che ti sbagli. E forse...
Che ti dicevo? Fucili militari. Di quelli dall'altra parte. Ma ce n'è qualcuno anche da questa parte. E sappiamo chi li ha. E il modo in cui se li sono procurati. È come se fossero segnate. Una bella A. All'inciucchi. Hai messo poco a farti dei nemici. Ti sei fatto anche degli amici. Uno furbo, al posto tuo, se ne fregherebbe di tutti. Amici e nemici. Ormai sei di qua dalla frontiera. Puoi andare lontano, dove vuoi. Quando è la prossima spedizione? No, tu non sei un furbone che se ne frega di tutto e di tutti. Tu vuoi sudartela la tua vita e magari giocartela su un filo di lama. Ha ragione Giannina, devi tenerle per i conti alla fine. Tutto è scritto. Vero, Giannina? Scritto nelle stelle. Certo, il mestiere del contrabbandiere è duro, pericoloso, ma eccita come una droga. E mi chiedevo ormai se avrei mai più potuto abbandonarlo. Non c'era un compagno che non fosse un vero uomo. Buono o cattivo, non importa. E mi piaceva starci insieme nelle spedizioni notturne. E nei ritorni, quando i soldi ci ballavano in tasca. E cantavamo le nostre canzoni. E la vodka ci rendeva più spavaldi agli occhi delle donne. Quella notte l'orsa era invisibile dietro le nuvole. Vallonia mi aspettava. Tra poco l'avrei ritrovata. Mentre Fela era laggiù, lontana, dietro di me. Eppure mi sarebbe venuto il torcicollo se mi fossi girato ogni volta che pensavo a lei. Eccola qua. Oh, brava bombina. Hai mantenuto la promessa. Cognac francese. Ne sento già il profumo. È pianta la buffone. Da qua apro io. Sì. Questa è l'ultima, eh? Imbottigliata a Parigi. Ne ha fatta di strada. Tu ci sei stato a Parigi? No, ma ci andrò prima di morire. Tutti speriamo di fare qualcosa di bello prima di morire. Io voglio rivedere il paese dove sono nato. E dov'è? È giù nel sud, dove il Danubio diventa mare. Alla salute di Bombina. Di Londra. Alla salute. Salute. A lei, all'Ursa Maggiore. Tra poco pioverà. E domani sarà dura. 30 chilometri in mezzo al fango. Ciao! 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 No, 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 no. Benvenuto il temporale, invece. Niente pattuglie in giro e niente sorprese. A proposito, è molto che non vedi Macaro. L'ultima volta è passato di qui un paio di mesi fa.
ma non mi ha dato mai l'impressione che avesse dei sospetti. Meglio non fidarsi. Chi si fida di quell'uomo farà una brutta fine. E potrebbe avere delle spie. Uno qualunque dei tuoi contadini. No, non ci credo. Finora non è mai successo niente. Finora? Via, coraggio, finiamola. Poi facciamoci una bella dormita, perché domani, pioggia o non pioggia, dobbiamo alzare i tacchi al più presto. E portiamo merce che vale un sacco di soldi. Lo puoi dir forte, pelli di prima scelta, eh? Dobbiamo proprio essere più fessi degli altri, eh? Beh, che ti succede? Bene che sta pensando a una raspa. Sì, e ne voglio parlare davanti a lei. Perché le daremo quello che le spetta. Una raspa? Che cos'è? Non scocciare. Perché? Non deve sapere di che si tratta. Già, qualcosa deve ancora impararla, no? Fa conto che prima di arrivare alla frontiera ci sparino addosso all'improvviso. Noi cosa facciamo per salvarci? Vogliamo il carico e scappiamo. La colpa è dei poliziotti o di un altro gruppo. Ci hanno assalito. Solo che le fucilate le spariamo noi contro gli alberi. E il carico lo nascondiamo. Per riprendercelo poi al momento buono. E le pelli ce le rivendiamo noi, così otteniamo tutto noi. C'è da mettersi a posto per un anno. Avete finito? È mai stata fatta una raspa nel gruppo Trofida? No. Ma per una volta. In un'occasione come questa? Io non sono Stefano L'Angelo o Volko Lord. Quelli sono tipi da raspa. A me non dovevate neanche parlarne. Avete altre portate in mente? Basta! Piantatela! Siamo insieme da anni. Ci siamo sempre rispettati. Quando si comincia a litigare, un gruppo si sfascia. È questo che volete? E io qui, gente che litiga o che truffa, non ce la voglio. È chiaro? È ora di dormire. Vieni, Sergio. Beh, non ve l'aspettavate? E nel mio letto non ci posso far dormire chi voglio. Come no? Padronissima! Ma non puoi impedirci di invidiare Sergio? E tu che fai? Non ti muovi? Vai! E vai, Sergio! Sergio! Vai. Se fossi in te, io sarei già in cima alle scale. Cerca di dormire tu. Thank you.
Che stai facendo? Pensi che sia una ladra o una spia? Non mi hai risposto. Avevo paura che non lo accettassi. Per me. Se non ti piace, ne ho altri, tutti bellissimi. Ne ho tanta di bella roba e non so che farmi. Guarda questa vestaglia. Sai da dove viene? La seta italiana e viene da Parigi. Ma nessuno me l'ha mai vista addosso, solo tu. È vero che ti piace? Dai che te lo metto io. E io che ti regalo? Niente. Tienilo sempre, però. Così dovrai pensare a me. Mio marito era il padrone qui. E io una delle serve. Ogni tanto, quando non beveva, mi portava a letto. Ma in punto di morte ha lasciato tutto a me. Ci hanno provato in tanti a mettere le mani sulla mia roba. Ma nessuno ci è mai riuscito. Così ho continuato a trafficare, a guadagnare. E adesso di tutto quello che ho, che me ne faccio? Sono stufo. E sono solo. Sergio, io so a chi rivolgermi. Gente importante che non mi direbbe di no. Diventi un altro, con documenti sicuri. E ce ne stiamo qui in pace, a goderci quello che abbiamo. O ce ne andiamo insieme dove ti pare. Non mi senti? Lonia. Che scema. Sono troppo vecchia per te. Sei proprio scema se lo pensi. E allora? Io non ho voglia di fermarmi. La mia vita è un'altra. Quale altra? Tu sei un pazzo e chi ti vuol bene lo diventa. Perché Pietro ha fatto quel brindisi con te all'Orsa Maggiore? Non sai che cos'è? Mi credi tanto ignorante? Stelle. Sette stelle che formano il disegno d'un carro. Sette amiche fedeli. Ma quando è nuvolo non le vedi. Ma sono sempre lì. Non ci lasciano mai. E rispuntano in cielo più lucenti di prima. E come si chiamano? Non hanno un nome? Qualcuna sì. Gliel'ho dato io. E dimmene uno. Lonia. Non è vero. E qual è? Ah, è la terza, all'attacco del timone del carro. E la prima? Quella più in alto, quella che ha solo il cielo davanti a sé. Non mentire, non me lo merito. Fela. Fela. È la sorella di Saskia Veblin. Solo per questo, perché è la sorella di Saskia Veblin. Le vuoi bene, vero? Bene? Ho voglia di strozzarla. Allora gliene vuoi sul serio. È lei la donna che ti fermerà. Oh sì, lei lo vorrebbe, a patto che la sposi. E tu la sposerai? No, te l'ho detto. Io non posso fermarmi.
La vita ti fermerà. No, abbracciami. Stai per andartene, non so nemmeno se tornerai. Ma forse quell'altra monia lassù ti riporterà da me. Perché sa che sarò qui, giorno e notte, ad aspettarti. Sotto, siamo in ritardo. Corre dietro. Ci facciamo una passeggiata. Non possiamo rallentare. Nota la nebbia ci aiuta poco. Certo che questa roba pesa una tonnellata. Le pelli sono impregnate d'acqua. E chi lo capiva se non ce lo spiegavi tu? Spirito. Stavolta, quando arrivo, voglio dormire 2 giorni di seguito. Mi sbronzo e a letto, senza nemmeno spogliarmi. Tanto puzzi sempre. Ce la fate più? E avete tanto fiato da sprecare? Pietro e Sergio non lo sprecano. Forse ne hanno troppo poco. Già, impariamo dai giovani. Pietro ha già compagnia. Ha in testa tutti i suoi libri. E Sergio i ricordi freschi freschi di stanotte. Si è arrabbiato. Ma la sapere. Fra un paio d'ore saremo alla frontiera. Magari qualcosa di più. Passeremo senza guai stanotte. Di qua e di là, i fragnoli in uniforme se ne staranno tutti al caldo. Ma Giannina verrà alla tomba del capitano. Non ricordo una sola volta che non l'abbia fatto. D'estate, con la neve e magari anche col temporale. Certo, è già lì che ci aspetta. Un momento! Fermi! Fermi! Che c'è? Porco diavolo! Mi si è rotto lo spallaccio! Ti pareva? L'hai fatta apposta perché ci fermassimo. Non è vero! Guarda qua! Era vecchio e si è rotto! Faccio un nodo e tira più su il carico. Ne ho uno io di ricambio. E daglielo! Meno male. L'hai sistematelo alla svelta. Meglio cambiare. Facciamo presto! No! Troppi galli a cantare! Chi se ne frega? No. Passano una da me. Sì, sì. Tieni girato. Sì, così. Tieni girato così. Così, va bene. La bombina, vero? Sì, adesso lo spallaccio. Ieri non lo avevi. Esatto. Di che ti vergogni? Se ti vuole bene. Ma io non gliene voglio. Lascia che te ne voglia lei. Le basterà. Rispunteranno. Pensa se ci vedessero. Milioni di formiche occupate a distruggersi fra loro perché non sanno vivere in pace. E ogni formica ha il suo problema più grosso di lei.
Il tuo si chiama Fela. Pronti? Pronti, possiamo andare. Adesso bocca chiusa e occhi aperti, specie quando attraversiamo la statale. Andiamo. Scavalchiamo o passiamo sotto? Sotto ci sarà un metro di fango. La strada è deserta. Va bene, passiamo sopra. Adesso se ne andrà. Ma che fa? Non cammina. Dai, bello, accelera un po'. Se porta patate, arriveranno marce al mercato. Altro che patate. Quello porta guai. Guai per noi, è un camion militare. Solo il nostro gruppo che passa di qua, avranno trovato le tracce. Beh, l'unico a infilarsi sotto appena si sono allontanati. C'è un po' di nebbia, per fortuna. Attenti al rumore del motore, potrebbero far manovre e tornare indietro. Forse è meglio non buttarsi dentro alla cieca, potrebbe essere una trappola. Ma che fai? Vado avanti io. Aspettami, ora sai anche questo. Aspettate il segnale. Dividiamoci! Sergio con Toto! Ci ritroviamo alla tomba del capitano! Tu, gli altri sono nel pozzo! Sergio! Con me.
Giannino. Zio Giuse è rimasto un po' indietro, ma vedrai che non tarderà. Le loro guardie ci aspettavano, ma noi ci siamo salvati. Anche se abbiamo perso il carico. Makarov non c'era. Ma la trappola l'ha certo sistemata lui. Ed era informato bene. È tardi. Fa freddo. Andiamocene a casa. Zio Giusa si arrabbierà trovandoti ancora qui. Arriva qualcuno. Lorca e Felek. Ah, se non siamo crepati stavolta. E tua figlia? Dopo la sparatoria al ponte, non l'abbiamo più visto. Beh, non ce ne andiamo a casa? Sarebbe ora. Dovremmo faticare parecchio a convincere il mercante delle pelli che ci hanno sparato sul serio e che non l'abbiamo fregato con una raspa. Ci penserà Trofina. Buonanotte. Notte. E voi? Noi aspettiamo ancora. Giannina. Andiamo a casa. Vuoi farci litigare con zio Giusa? Vuoi che la porti io? Dopo mi darai il cambio. Trofida arriverà più tardi. Una coperta, svelta. Giannina. Scaldale un po' di latte. Di Makarov ce l'ha proprio con noi. Come se fossimo l'unico gruppo che traffica sul confine. Ce l'ha soprattutto con me. Ha perso la faccia davanti ai suoi soldati. E finché non mi avrà preso. Non ti offendere, ma ho un nemico più importante di te.
Sasha. È un duello che dura da un pezzo. E finora ha sempre vinto Sasha. Da giovane faceva il contrabbandiere. Chi? Macaro? Prima di arruolarsi e far carriera. Perciò è pericoloso. Sa tutto della nostra vita e conosce la zona come pochi. E Trofida? Grazie a Dio siete tornati. E Trofida? Avrà dovuto nascondersi e aspetterà il momento buono per passare. La frontiera è piena di soldati stanotte, da una parte e dall'altra. Di questo sono venuto a parlare. Di che cosa? Vengo dalla Guinta. C'erano gli alinciuchi, sbronzi e allegri, allegrissimi, con l'aria del gatto che si sta leccando i baffi dopo che si è pappato il topo. Alfredo è furbo e anche da sbronzo non fiata, ma i fratelli sono più fissi. E qualche mezza parola gli è scappata. La Guinta ha le orecchie buone. Ce la fanno con Makarov? Come lo sai? Makarov fa gli elenchi dei nostri gruppi con tutti i nomi. Qualcuno deve averglieli dati. Ma gli alinciuchi non sono contrabbandieri anche loro? Sì, ma vogliono rimanere soli. Aiutano Makarov a far piazza pulita. E Makarov in cambio li lascia in pace e gli dà l'esclusiva. Magari spartendo gli utili ci scommetterai l'osso del collo. Anch'io. E Makarov ha un chiodo fisso in mente. Sasha. Se riesce a fargli il vuoto attorno, se Sasha rimane solo con i suoi, dobbiamo riunirci, parlarne. Nemmeno lui è rientrato stanotte. Volevo riferirgli subito, ma Fela non mi ha nemmeno aperto. Beh, piantiamola di pensare al peggio. Sasha e Trofida rientreranno, come al solito. Magari Trofida l'hanno beccato le nostre guardie e con qualche mese di prigione se la cava. In quanto a Sasha, non è ancora nato l'uomo che lo fermerà. Beh, io scappo a casa. Se faccio qualche brutto incontro, voi sapete quale. Ti accompagno io. Ah, grazie. No, penso io. Sei tu. Sasha non è tornato? No. Serve altro? Posso entrare? Che cosa devi dirmi? Posso? Allora? E anche Trofida è rientrato. Sono successe molte cose sul confine stanotte. E che dovremmo fare noi due insieme? Consolarci? Bella è rientrata? Non lo so. Ah già, è ancora fuori. Se no saresti corso da lei a farti consolare. E che c'entro io? È la donna di tuo fratello. Sasha se ne infischia di lei. Magari lei si sente troppo sola e si vendica. Non fare quella faccia. La sera della festa non sei andato via con lei? Sì. E mi ha portato a casa sua. Lo vedi? Abbiamo parlato di te. Mentre facevate l'amore? Mi ha detto che mi hai fregato. Io? Se vuoi proprio saperlo.
Tutto quello che è successo la sera della festa, me lo sono sognato. Lasciami. Chi è che mi ha baciato? Chi è che ha cercato di farmi impazzire per convincermi a sposarti? Ero sbronza. Davvero? E se io ora te la facessi la promessa che mi hai chiesto? Se ti dicessi, ecco qua, rinuncio a tutto il resto. Sei la padrona. Faccio solo quello che vuoi. Che mi risponderesti? Non ti credo. Perché? Perché sei della razza di Sashka. Volete sfidare il mondo. Giocate col pericolo e con la morte. E io sono impazzita troppe volte aspettando mio fratello col terrore che non ritorni. Come adesso. Dovrei impazzire anche per il mio uomo. Ma lo sono. Il tuo uomo. Vieni a bere. Sono Alfredo Alinciuchi. Se lui è venuto qui è segno che Sashka. Aprite per favore. Devo parlare di Sashka. Che sapete di lui? Mi dispiace. Che sapete di Sashka? Si è sparsa la voce di fatti grossi stanotte sul confine. Ho parlato col tenente Bender alla dogana. Pare che i poliziotti, quelli di là, abbiano intrappolato parecchi dei nostri. Anche Sashka? Speriamo di no. Ma dal modo come ha parlato Bender, ho creduto mio dovere informarvi di persona e esprimervi tutto il mio dispiacere. La famiglia Veblen mi sta a cuore, lo sapete. E sono pronto a servirvi per qualsiasi cosa. Grazie delle premure. Buongiorno. Ma io? Ti sta dicendo di andartene. Sapevo che questo pezzente era qui. Forse perché in due si soffre meno aspettando. Carogna! Sergio! Perché non parli a Fela di Loni, la detta bombina, la tua amica oltre frontiera? Su, va a vedere a Fela il bello orologio che ti ha regalato. Fela! Sashka. Sono qui, Fela. Ciao, Sergio. Ciao. Se permettete, Veblen. L'avevo promesso. Fuori! Ma io ero venuto solo per informare Fela. Fuori, ho detto! Questo è niente se ritorni. C'era verso di passare. Tutta la notte in un canneto. Acqua e fango fino al collo. E ho dovuto mollare il fucile. Sarà un problema recuperarlo. Ah, ma anche i miei compagni devono avercela fatta. Più tardi faccio un giro per assicurarmene. Ci vado io. Ah, grazie. Ritorna, eh? No, Sashka. Non voglio più rivederlo. Chi? Sergio. Mandalo via. E subito. Ma che ti ha fatto? A me? Niente. E cosa può farmi un verme come lui? Ti preparo il bagno e qualcosa da mangiare. Fela. Lo vedi che sei un verme? Un vero uomo se ne sarebbe già andato.
Scusami. Grazie, Giannina. La bambina ci sente. Parliamo davanti a lei. Certo. E forse lei già lo sa quello che decideremo. Io ne sono sicuro. E allora domandiamolo a lei. Faremo molto più presto. Un momento. Siete stati voi a chiamarmi perché vi consigliassi. Ma se volete litigare, io sono pronto ad andarmene. Hai ragione. Scusa, Cipone. Avanti. Chi parla per primo? Trofide è sempre stato il capo del nostro gruppo. E nessuno di noi ha mai pensato a prendere il suo posto. Bella scoperta! Ma forse tu ci stai pensando. La cosa non ti riguarda. Tu resterai sempre quello che si trascina appresso come la puzza dietro i soldati in marcia. Appresso a tutti. Meno che a un coglione come te! Piantatela! Pietro, voglio sentire la tua voce. Non si tratta di sostituire Trofida. È così. È sempre il nostro capo, anche se non sappiamo più niente di lui. Questo dobbiamo fare. Cercarlo, trovarlo. Non può essere sparito senza lasciare una traccia. È giusto. Di là potrebbe essere in una prigione o in un ospedale. E noi ci andremo di là. Stavolta senza merce. Perché senza merce? Già, se tu non vedi i soldi... E perché lo facciamo questo dannato mestiere? Per il gusto di passeggiare di notte e farsi sparare nel culo? Loca ragione. Io non ci sto a rischiare tutto per niente. Di là ormai possono incastrarci come vogliono. Alla grotta non ci si può più fermare. E la fattoria della bombina forse è diventata una trappola. Il coraggio della FIFA. Questo significa che non andrete con gli altri a cercare il vostro capo? Ma che speranza c'è di ritrovarlo? Bolek, tu sei qui per far rispettare le leggi della frontiera. Quando uno di noi non se la sente più di stare in un gruppo e vuole cambiare, è libero di farlo, no? Beh, io me ne vado con Stefano L'Angelo. E io con Bolklord. Carogne traditori, e siete venuti qui a parlare. Ma se ne avete già deciso, dovevamo restare con tre svitati come voi. Basta. Avete deciso? Andatevene. Bolek, tu capisci che... Andatevene. È la prima volta che Felix Tartaruga passa avanti. Se volete che ne parli a Sasha, vi sarebbe di grande aiuto nelle ricerche. E per Trofida lui si muoverebbe più che volentieri. No, Bolek, grazie. Andremo noi tre a cercare Trofida. Aspetta a noi. Fele da me. Vuole parlarti. Ah, sei qui.
Con la sorella di Saskia non potevo essere fermato. Io faccio un salto da Isaac. Devo comprare della roba. Grazie, bella. Ma puoi tornare anche presto. Bella, mi piace. Marito tuo se siamo diventate amiche. La vedevo correre appresso a Sasha e pensavo, come ci si può ridurre schiave così? Più una donna si umilia, più un uomo ne approfitta. Preferirei la morte a questa vergogna. E tu? Non sei una schiava? Con Sasha? Mi hai mandato a chiamare. E allora? Io non ti corro appresso. Tanto meno io. Dovevo parlarti. Ma non davanti a Sasha. Siediti, mi dai fastidio lì come un salame. Sempre molto gentile. Di che devi parlarmi? Mi hanno detto che puoi andare di là a cercare tua figlia. Ti hanno detto la verità? Dai, una pazzia! Ma a quest'ora solo saranno sbranati i lupi. E sei ancora vivo? Peggio! Come potete liberarlo? Ci proveremo. Quello era il tuo paese. Se ti prendono... È un rischio che corro. E non è la prima volta. Perché lo fai? Per l'amicizia? O perché vuoi convincerti che non hai paura di niente e di nessuno? E perché dovrei rinunciare? Perché me lo chiedi tu. Io non te lo chiedo. Sto solo cercando di farti ragionare. E allora sprechi il tuo tempo. Dove vai? Ci siamo detti tutto, mi pare. Che vigliacco. Ti sei tolto l'orologio. Dilla, dilla la vera ragione perché vuoi andare di là. Un bel letto caldo che ti aspetta. Con Lonia niente problemi, nessun pericolo di matrimonio. Lonia è una gran donna, ma tu non puoi capirlo. Ah sì? E che cos'ha più di me? Che non sa dirti di no? Mi fai pena. Io? Sei gelosa? Sei pazzo? Con te un uomo si ritroverebbe con bavaglio, manette e pastoie a ballare come un orso ammaestrato. Beh, con me rinunciaci. Non ci riuscirai mai. Io non voglio che ti ammazzino. E io non ho nessuna intenzione di farmi ammazzare. Non scherzare. Non scherzo. Ma di là devo andarci. E ci andrò. Da Lonia. Dalla bombina. Se sarà necessario, la incontrerò. E ci andrai a letto. Magari pensando a me.